Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue sa che mi piace portare ogni tanto qua sul canale le mie esperienze personali riguardante l'utilizzo di servizi. Cosa vuol dire? Che mi piace portare quello che io provo a livello di servizi, che siano servizi di operatori telefonici, che servizi di assistenza riguardante appunto la riparazione di un prodotto che abbiamo acquistato. E oggi parliamo appunto di questo, la riparazione di un prodotto. Come avrete intuito dal titolo, il marchio in questione è Apsan. Sì, perché ho avuto un problema con il controller del mio Apsan Zino Mini Pro. Praticamente lui si collegava tranquillamente al drone, ma non rilevava più lo smartphone che ci andavo ad attaccare. Quindi sia che attaccassi un telefono iOS con un telefono Android, per lui praticamente è come se non gli attaccavo nessun telefono. Quindi il drone a questo punto era praticamente inutilizzabile. Allora, per risolvere il problema, ovviamente ho dovuto contattare l'assistenza Apsan. E come sapete l'assistenza Apsan c'è in Italia, per fortuna c'è e ragazzi funziona pure benissimo. Lo so che tanti di voi non ci crederanno, ma funziona, che è una meraviglia. Sebbene un'assistenza piccola, niente di paragonabile a quella DJI, ma perché comunque anche Apsan non è paragonabile a DJI per quanto riguarda la potenza economica e la quantità di droni venduti nel mondo, quindi di conseguenza anche le dimensioni dell'assistenza sono rapportate appunto a quello che è l'azienda. Ma quello che però è la resa pratica di questa assistenza è davvero incredibile, e soprattutto la cosa bella che è in Italia. Sebbene sia assistenza che serve tutta Europa, però l'abbiamo qua in Italia, quindi il nostro prodotto Apsan non lo dovremo spedire all'estero come succede per DJI, dove comunque io ho sempre avuto esperienze positive per quanto riguarda i tempi di riparazione, il servizio di riparazione dei droni DJI. Stessa cosa non posso dire per quello Insta per quanto riguarda i tempi. Comunque queste spedizioni di solito le dobbiamo fare all'estero, non sono in Italia, mentre con Apsan abbiamo anche questo vantaggio: il prodotto rimane in Italia. Allora, la mia esperienza ragazzi è stata così: il problema del mio controller, quindi ho contattato l'assistenza come si fa normalmente quando dobbiamo contattare appunto un'assistenza. Una volta contattato il responsabile dell'assistenza Apsan in Italia, Carlo Sabene, che ringrazio tantissimo per la sua efficienza e professionalità veramente incredibile, oltre che simpatia, ma questo è un altro discorso. Quindi una volta che ho contattato appunto Carlo, lui subito nel giro di qualche ora mi ha inviato tramite WhatsApp la lettera di vettura del ritiro del pacco. Quindi nel giro di poche ore mi è arrivato appunto il foglio da stampare, da applicare sul pacco, con il giorno in cui sarebbe passato il corriere. Come vedete appunto in sovraimpressione vi sto mettendo quello che era il foglio che mi ha mandato Carlo da stampare, ed era il 22 agosto, e stiamo parlando di agosto, quindi già un mese abbastanza critico per quanto riguarda appunto trovare una che lavora nel mese di agosto. Quindi il 22 agosto il corriere è arrivato, ha ritirato il mio pacco, e nel giro di qualche giorno Carlo mi ha scritto: il radiocomando è stato riparato e mi ha mandato la lettera di vettura del pacco inviato verso casa mia. Guardate la data della lettera di vettura del pacco di ritorno, è il 27 di agosto. Sono passati 5 giorni. In 5 giorni lui è tornato. È tornato con all'interno questa, nella confezione, praticamente si è fulminata o bruciata, non lo so, danneggiata la scheda con la porta micro USB. Quindi andandosi a danneggiare appunto questa scheda, lei attraverso la porta micro USB non rilevava più nessun dispositivo smartphone che io andavo a collegare al controller. Quindi ha sostituito questa, in più il drone era ancora in garanzia perché non era uscito dai 2 anni di garanzia, quindi questa è stata sostituita gratuitamente. Io non ho pagato assolutamente nulla perché era in garanzia. Adesso lui è tornato a funzionare in maniera impeccabile, perché ovviamente adesso ne ha dentro una nuova. Ho solo dovuto ribindare il drone con il controller, perché andando a sostituire questa scheda bisogna tornare a bindare il drone con il controller, ma adesso è tutto perfetto. Praticamente in 5 giorni ho risolto un problema, ed è stato totalmente indolore, sia a livello di burocrazia, sia a livello di praticità di comunicazione, che anche questa volta mi è andata bene, anche per quanto riguarda il lato
economico, perché comunque era ancora un prodotto in garanzia. Quindi ragazzi, come capite, questo è un servizio di quelli che funzionano, quindi mi piace portare qua sul canale sia le cose che non funzionano, quelle che proprio funzionano malissimo ne ho portate, ma mi piace portare, per chi mi segue, anche le mie esperienze super positive, quelle che veramente mi lasciano stupito in positivo, quindi questa è sicuramente una di quelle. Ringrazio ancora Carlo per questo servizio, che veramente nel suo essere una dimensione, una realtà molto molto piccola, è super efficiente, tanta roba, bravo Carlo. E poi un'altra novità per quanto riguarda il mondo Apsan, già che ci siamo, visto che comunque stiamo parlando del marchio Apsan, è l'arrivo della nuova applicazione per collegare i droni, che è Apsan 3.0. come sapete, fino adesso avevamo l'Apsan 2.0, da adesso in avanti, per quello che saranno i nuovi droni, si utilizzerà la nuova Apsan 3.0, che è stata completamente riscritta. Questa è l'interfaccia che troviamo, è già disponibile, se la volete scaricare giusto per vederla, sul quello che è l'App Store per quanto riguarda iOS, la potete già trovare, mentre per quanto riguarda Android è disponibile solo una PK, però presto ovviamente arriverà anche sul Play Store. Questa nuova applicazione, come vedete, che è stata appunto riprogettata per funzionare meglio, essere un'applicazione diciamo più moderna, perché quella che avevamo iniziava a essere un po' datata e non poteva essere più sviluppata di tanto, questa ovviamente è stata completamente riscritta e inizierà a funzionare da adesso per i prossimi anni. Attualmente è compatibile solo con l'Apsan Ace 2 e per i droni che arriveranno poi successivamente, quindi non è retrocompatibile, però questo ci fa ben sperare sui nuovi droni Apsan che saranno in arrivo, perché se riscrivi un'applicazione da zero e fai un'applicazione nuova è perché comunque sei pronto a lanciare, oltre all'Apsan Ace 2, anche nuovi droni prossimamente, ma con tempi secondo me molto molto imminenti. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia esperienza riguardante appunto l'assistenza Apsan, che sicuramente è stata super efficiente, super professionale, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, perché è davvero secondo me interessante anche quello. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tutti coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.